Abbattiamo i muri di legalità! Pronti! Con il muro dell'illegalità costruito con i cartoni ed abbattuto simbolicamente dai bambini delle scuole del quartiere, si è inaugurato stamane il restyling di Piazza Nazionale e le nuove giostrine, tutto realizzato con i soldi sequestrati ai parcheggiatori abusivi. I 50.000 euro investiti nel recupero della piazza provengono infatti dal denaro sequestrato in un anno dagli abusivi della sosta dalla Polizia Municipale, grazie anche all'opera dei volontari dell'associazione Adda Passà Nuttata e al sostegno di Aidacon Consumatori. Noi dobbiamo puntare sempre al meglio, consolidare le cose buone, i miglioramenti che sono stati fatti e aggiustare le cose che non vanno. A me piace tantissimo ascoltare la gente, ascoltare le critiche, ascoltare i suggerimenti, questo è importante, così come sono contento di questa mattinata perché qui ci sono dei ragazzi che stanno facendo una battaglia contro l'illegalità, ci sta le giostrine che abbiamo messo con tanta fatica e ci auguriamo che non siano vandalizzate, ci sono i ragazzi delle scuole, insomma Napoli è una battaglia, però quello che è bello è che c'è tanta gente che si sta prendendo cura di Napoli oltre a noi e questo ci dà grande forza e anche ottimismo. La sicurezza dipende dallo Stato, le mancanze di risorse e dei trasferimenti dipende dallo Stato. Quando tagliano ai comuni, quando non allentano il patto di stabilità, significa che non possiamo investire per avere più decoro, più pulizia e la sicurezza è un tema, hanno ragione. Io quante volte al prefetto, nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica ho detto più pattuglie a Napoli, quante volte al ministro dell'interno ho detto più pattuglie, cioè, non è che dobbiamo necessariamente mandare sempre migliaia di uomini per l'Expo e per il Giubileo, ci sono anche città come Napoli che meritano maggiori investimenti. E questi investimenti sono ancora molto pochi rispetto alle esigenze di sicurezza e mi fa piacere, come me, avete ascoltato anche voi. Quindi io più che chiedere, più che lottare, più che andare al Ministero dell'Interno, più che mettere a verbale, perché ho messo richieste a verbale nei comitati, più videosorveglianza, più pattuglie, più presenze, nonostante lo straordinario sforzo che fanno le forze dell'ordine, che voglio ringraziare donne e uomini delle forze dell'ordine in condizioni difficilissime, fanno un lavoro enorme, spesso non hanno mezzi, non hanno risorse, è lo Stato che taglia la sicurezza, taglia la sanità, taglia i comuni e le conseguenze sono che poi i cittadini spesso stanno in prima linea come noi. Quindi noi siamo quelli della sofferenza e quelli del riscatto allo stesso tempo. Non bisogna solo chiedere. C'è tanta gente che partecipa, tanta gente che ha cura della città e c'è anche qualcuno che getta ancora la carta per terra, che non ha cura di Napoli. Noi abbiamo avuto il dono di vivere a Napoli, che è una città straordinaria. Napoli è di tutti e quindi ognuno di noi se ne deve prendere cura. Io lo sto facendo con tanta onestà, tanto impegno, coraggio e autonomia da 4 anni e mezzo lavorando 18 ore al giorno. Cose buone le abbiamo fatte, cose ancora non le abbiamo fatte, ci sono errori, dobbiamo migliorarci sempre, ma da soli non si va da nessuna parte. La notizia più bella è che in questi 4 anni e mezzo ho visto tantissima gente impegnarsi, tantissimo per Napoli, quindi vuol dire che la strada giusta è stata presa e adesso va consolidata.